compleanno davvero speciale quello dello scultore Dupré. 200 anni dalla nascita che vengono ricordati, fra l'altro, anche in questi mesi, in questo anno, dalla stessa contrada capitana dell'Onda, per ricordare un grande figlio che, fra l'altro, ebbe intitolata la via quando era ancora vivo, cosa oggi direi impensabile. E anche la TV della memoria è andata alla ricerca di questo grande scultore, delle sue opere, del suo percorso illuminato, del suo percorso che lo ha portato alle più grandi corti europee, l'ha portato anche a fare opere nella sua città, da dove non si è mai staccato. Questa dicotomia favolosa dei grandi personaggi che guardavano al mondo, pensiamo a Bastianini, che però avevano sempre l'amore verso la città e verso la propria contrada. Ecco, noi abbiamo voluto interpretare tutto questo e interpretandola nella nostra maniera e risolvendo in questa maniera il nostro forte omaggio a questo grande scultore. Giovanni Dupré è indubbiamente stato uno dei grandi figli della contrada capitana dell'Onda, ma allo stesso tempo anche un grande senese. Il rapporto tra la contrada e Giovanni Dupré è un rapporto estremamente stretto. Direi che Giovanni Dupré fa parte, è all'interno del DNA della contrada, in quanto che ogni momento della nostra vita ricalca e risuona sempre il nome del Dupré. Basti pensare che Via Giovanni Dupré fu dedicata allo scultore quando ancora lui era in vita e la contrada alla sua società Giovanni Dupré. Quindi costantemente, anche tra noi contradaioli, dove ci troviamo? Alla Dupré. Ci vediamo alla Dupré, tutta la nostra attività si svolge al suo interno, per cui il nome di Giovanni Dupré è un qualche cosa che è veramente e strettamente collegato a noi contradaioli e alla contrada stessa. C'è anche un discorso estremamente importante di come questo legame si è tramandato nel corso degli anni, in quanto che si è trasferito attraverso anche la figlia e la sua nipote Amalia Ciardi Dupré, tant'è che le opere che saranno state dettagliate o verranno dettagliate anche da Leonardo successivamente sono arrivate alla contrada nel 1962, i gessi, ma anche altre opere che vengono raccolte, per cui è un qualche cosa che direi è noi stessi, è al nostro interno, in quanto che lo abbiamo trovato, lo lasceremo anche come valore a chi ci succederà e che noi portiamo avanti e curiamo nella maniera più importante possibile. Giovanni Dupré è una delle figure di spicco dell'arte italiana dell'Ottocento, in particolare della scultura. È figlio di un artigiano, di un intagliatore che ad un certo punto decide di lasciare Siena per andare a cercare maggior fortuna a Firenze. A Firenze Dupré si forma e qui inizia a realizzare le prime opere. L'opera più significativa, quella che poi darà fama all'artista è proprio La Belle Morente. La Belle Morente venne aspramente criticato perché lo scultore venne accusato di aver fatto un calco dal vero del modello. La critica fu così pesante che ad un certo punto fu necessaria la misurazione del modello utilizzato da Dupré per dimostrare che si trattava solo di menzogne. Tutto ciò servì per creare molto interesse verso questa figura che iniziò ad essere apprezzata anche
dalla Granduchessa di Toscana e dallo Zar di Russia, i quali li commissionarono, oltre alla Bele, un'altra versione della Bele, anche il Caino che vediamo sullo sfondo. Entrambe le opere si trovano oggi sia nella versione bronzea alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti di Firenze, sia all'Hermitage di Leningrado. E già con queste due citazioni credo di poter far comprendere quanto la fama del Dupré nel corso dell'Ottocento fosse cresciuta, anche se oggi purtroppo l'Ottocento in generale è stato un po' dimenticato, nonostante importanti studi fatti da Carlo Sisi, da Ettore Spalletti, però fatta eccezione per i Macchiaioli e per l'impressionismo, l'Ottocento purtroppo è diventato una sorta di crepuscolo rispetto alle avanguardie storiche e quindi c'è stata questa tendenza a lasciarlo un po' nel dimenticatoio. Qui nella gipsoteca del Dupré noi possiamo notare tutta una serie di opere che sono espressione di un'evoluzione stilistica molto, fondata su una ricerca molto, molto attenta e anche articolata nel tempo. Difatti Dupré partecipa pienamente di tutti quelli che sono i dibattiti in seno all'Accademia rispetto alla diatriba tra bello ideale e bello naturale. Ho già citato la problematica inerente alla Bele, che era ritenuto troppo naturalista, ma nel vasto percorso di ricerca del Dupré, Dupré stesso è arrivato ad avvicinarsi al purismo, quindi a recuperare la tradizione dei primitivi. Un esempio eclatante lo abbiamo nella figura del Giotto, che venne realizzata per il colonnato degli Uffizi. Ecco, in quel caso abbiamo da un lato un certo primitivismo e una volontà quasi di rappresentare una figura di un popolano, e per questo l'opera venne anche criticata. Dupré dunque non è semplicemente, un buon esecutore materiale, ma è uno scultore che partecipa pienamente della sua epoca e che riesce a contribuire al dibattito insieme all'Accademia. Scriveva, per esempio, Dupré a Luigi Mussini dicendo ad un certo punto: io quella perfezione che tu vai perseguendo quotidianamente nella realizzazione dei tuoi lavori ormai non la seguo più, perché sento che mi fa star male, mi accontento semplicemente di fare del buono. Dupré ha sempre avuto un rapporto quasi, da un lato affettivo, per altri versi quasi mitico, con i suoi luoghi natali, con la Contrada dell'Onda e con Siena in generale, e i senesi sono stati anche generosi nei suoi confronti. Basti considerare, per esempio, che l'opera, il monumento di Pio II, che oggi si conserva in Sant'Agostino, venne eseguito grazie a una sottoscrizione pubblica. Dupré stesso si impegnò e ad un certo punto fu direttore di una scuola popolare, la Stella, che aveva sede qui nel Rione e che serviva per per educare i giovani, soprattutto gli artigiani, per dare un minimo di rudimenti sia nel disegno che nelle lettere. E in questa scuola insegnarono anche altri artisti, per esempio Arturo Veligiardi. Yeah.
Dicevamo che il legame tra Giovanni Dupré e la Contrada dell'Onda è stato un legame sempre molto stretto, e a questo legame hanno contribuito anche gli eredi che nel 1962 hanno deciso di donare questi modelli in gesso. Forse anche perché all'epoca i modelli in gesso venivano ritenuti un elemento quasi strumentale, finalizzato poi all'esecuzione dell'opera vera e propria. Oggi il gesso è stato invece notevolmente rivalutato, proprio perché nel gesso, in questi gesti che noi vediamo in questi modelli, si può rintracciare l'iter ideativo, cioè l'idea che l'artista ha e che cerca di esemplificare e di trasformare in qualcosa di tridimensionale e di concreto. Per quanto riguarda questa gipsoteca, l'idea è sempre stata quella di mantenerla come un elemento organico, unico, quasi a voler ricostruire l'atelier dell'artista. Vedete infatti che le opere sono posizionate non solo in base alla loro coerenza stilistica e legata ai vari monumenti, ma si impossessano di questo spazio quasi a voler portare il visitatore indietro nel tempo, a volerlo ricondurre all'interno di quello che poteva essere l'atelier dello scultore. Questa gipsoteca, dicevo, è molto importante. Spesso alla Contrada sono arrivate richieste di prestito per mostre che si sono tenute in tutta Italia. Purtroppo il materiale, il gesso, è particolarmente fragile e quindi non sempre è possibile andare incontro a questo tipo di richieste, ma è sicuramente qualcosa di fondamentale, di unico, che la Contrada può vantare e può esporre nei confronti di un pubblico interessato a comprendere fino a fondo quello che può essere l'iter artistico di uno scultore, in questo caso uno scultore dell'Ottocento come Dupré. Qui, dicevo, abbiamo i modelli di opere molto famose, non solo la Belle e il Caino, ma anche le parti allegoriche del monumento a Cavour, monumento che Giovanni Dupré realizza a Torino e che venne criticato perché, a dire degli esperti dell'epoca, aveva utilizzato troppo l'elemento allegorico. Si voleva un bagno nella storia, si voleva che venissero rappresentati gli elementi più storici della vita di Cavour e del contributo che Cavour dette all'Unità d'Italia. Invece le figure come per esempio l'allegoria della politica o l'allegoria dell'indipendenza vennero viste come qualcosa di eccessivamente accademico. E all'interno della gipsoteca possiamo vedere anche la vasta ritrattistica nelle parti superiori e, dicevo prima, i monumenti che sono stati il Sant'Antonino e Giotto, che sono stati realizzati per il colonnato degli Uffizi. Nella parte posteriore abbiamo anche una delle ultime opere del Dupré, l'Annunciazione, che lui realizzò per una chiesa di Livorno. Nel museo della Contrada Capitana dell'Onda è conservata anche una mano in marmo eseguita da Giovanni Dupré nel momento in cui aveva deciso di fare il ritratto di Giuseppe Verdi. Siccome Verdi non era disponibile a lunghe sedute, Dupré decise di limitarsi alla sola mano, quindi eseguì questo ritratto, e uno degli elementi più efficaci di quest'opera è l'inserimento all'interno della mano stessa di una penna reale, quindi un'inserzione realistica di un elemento che rende l'opera sicuramente più contemporanea rispetto all'esecuzione tendenzialmente purista del manufatto stesso.
Il 2017 è l'anno del Dupré. L'anno del Dupré perché è nato il 1 marzo 1817 e noi gli renderemo onore, lo festeggeremo con tutta una serie di iniziative che partiranno attraverso un convegno a cui parteciperanno i maggiori conoscitori della sua arte e delle sue opere. Successivamente presenteremo un libro realizzato da Amalia Ciardi Dupré che riguardano le lettere scritte da Giovanni Dupré stesso. Successivamente ancora ci sarà una mostra delle opere di Amalia Ciardi Dupré che resterà all'interno del nostro museo per alcuni mesi. Tutte iniziative che stiamo portando avanti con l'Associazione Culturale Policarpo Bandini, che è l'associazione che con la sua presidente Simonetta Losi e il suo consiglio portano avanti tutte le varie iniziative culturali che la Contrada intraprende nel corso dell'anno, ma soprattutto cerchiamo di dare attraverso questa associazione una conoscenza e una valenza anche all'utilizzo polifunzionale del nostro museo. Quindi credo che siano tutta una serie di iniziative che tra l'altro è giusto ricordare che porteremo avanti anche attraverso la collaborazione dell'amministrazione comunale, del Comune di Siena. Questo credo sia importante e colgo anche l'occasione per ringraziarli. Ma soprattutto vorrei ringraziare l'opera di tutti quegli ondaioli che si dedicheranno il loro tempo nella realizzazione di queste iniziative. Nello stesso tempo credo sia corretto ringraziare anche la Fondazione Giovanni Dupré di Firenze che ci fornirà le opere che andremo che verranno date in mostra, ripeto, nei prossimi mesi, e la stessa Amalia Ciardi Dupré che spero voglia onorarci della sua presenza in occasione in maniera particolare del convegno stesso che prossimamente noi andremo a realizzare. Le iniziative che la Contrada intende portare avanti, come ricordavo poc'anzi, attraverso la sua associazione Policarpo Bandini, credo sia perfettamente in linea con tutte quelle che sono le iniziative che anche le altre 16 consorelle stanno portando avanti in tema appunto di cultura, di valorizzazione del proprio patrimonio artistico. Io credo che il problema più grosso che le Contrade oggi abbiano sia la narrazione dei valori, ovvero sia il riuscire a trasferire quelli che sono i concetti basilari, fondamentali dell'essere Contrada, ma soprattutto quei concetti e quei valori che ritengo non siano assolutamente trasferibili in maniera virtuale, ovvero sia il concetto dell'amicizia, il concetto del confronto, il concetto della solidarietà, che non possono passare, secondo me, solo ed esclusivamente, anzi, nella maniera più assoluta, non lo passano attraverso Facebook, attraverso Internet, attraverso tutti gli altri elementi tecnologici. Ma la storia mi ha insegnato, la mia vita mi ha insegnato, la mia esperienza mi ha insegnato che solo attraverso contatti umani, solo attraverso la vicinanza tra le persone, solo attraverso l'amicizia che all'interno di ogni Contrada esiste tra i contradaioli può essere veramente il veicolo per trasferire anche alle nuove generazioni i nostri valori e le nostre veramente peculiarità di Contrada.